La necessità di cambiamento è una costante del fare impresa, perché se non si cambia si soccombe. L'imprenditore, in particolare l'imprenditore industriale, non è un imprenditore abituato ai privilegi delle concessioni o al non mercato. Nasce e vive nel mercato. Per rimanere competitivi nel mercato bisogna cambiare. Cosa cambiare è dato dall'analisi del contesto, che è mutevole, perché mutevoli sono i bisogni. I bisogni si evolvono. Nessuno di noi avrebbe ipotizzato 10-15 anni fa che avremmo avuto strumenti nuovi come l'iPhone o l'iPad. Oggi questi si consumano ad un ritmo incalzante, rappresentano una nostra modalità nuova di fare business, di svilupparci, di essere connessi. Ecco, ricordiamo che i due paradigmi importanti su cui la modernità si gioca, da un lato è la interconnessione, cioè tutto il mondo è collegato, e dall'altro lato l'accelerazione dei cambiamenti. Questi due nuovi paradigmi costringono gli imprenditori ad accelerare i processi di cambiamento. Quindi da un lato abbiamo questi scenari, dall'altro lato abbiamo l'obbligo ad accelerare i cambiamenti. L'imprenditore istintivamente non è portato alla collettivizzazione in termini di sviluppo di business, ci arriva per gradi e ci arriva spontaneamente attraverso processi di contaminazione, addirittura io li definisco di annusamento, cioè stare insieme ad altri, capirsi, scambiarsi informazione, frequentarsi un po'. Dopodiché l'imprenditore oggi ha cambiato un po' mentalità e è più propenso a fare lavori di squadra. Un altro problema non da poco è stato rappresentato anche dalle difficoltà che c'è nel processo del ricambio generazionale. Si può favorire questo processo? Non si fa l'imprenditore per fatto successorio, perché io ripeto spesso, mentre i patrimoni si possono trasferire da padre in figlio, non si può trasferire la gestione. La gestione è un atto di responsabilità, bisogna amare il mestiere di fare l'imprenditore, bisogna ricordarsi che fare il mestiere dell'imprenditore non è un mestiere facile, è uno dei più difficili, perché porta con sé l'idea costante di dare l'esempio. Bisogna arrivare primi in fabbrica, non in tarda mattinata, non con la macchina fuori serie quando diciamo non è ampiamente giustificata, e quindi bisogna dare un grande esempio, c'è un'assunzione di responsabilità che è compensata dal fatto che se le cose vanno bene si possono avere anche importanti guadagni, ma generalmente nulla viene regalato. Altro problema, un vero macigno che spesso gli imprenditori denunciano, quello dell'eccessiva burocratizzazione. Bisognerebbe, a mio avviso, avere un atteggiamento innanzitutto virtuoso come comportamento di coloro i quali sono dall'altra parte dello sportello, ad essere consapevoli che l'impresa è un fattore di ricchezza, non per quell'imprenditore ma per la comunità. Cioè, se cambi il paradigma di valutazione sull'impresa come valore sociale e collettivo, cambierebbe anche la mentalità, e quindi quando si vede il rappresentante di un'impresa ci dovrebbe essere un atteggiamento positivo, perché quello è un soggetto che non lavora solo per sé ma lavora anche per dare lavoro agli altri, e questa è una missione importante che viene sottovalutata, perché noi purtroppo veniamo da una cultura un po' cattocomunista che non privilegia il guadagno, la ricchezza, ma spesso la criminalizza. La piaga della disoccupazione giovanile, che è una piaga nella piaga dentro questa grande crisi, ecco, guardando ai giovani, spesso definiti come risorsa, cosa fare in concreto? Allora, in concreto bisognerebbe dare lavoro ai giovani, bisogna ricordarsi che il lavoro non si produce attraverso, diciamo, banali provvedimenti dirigistici, ma si produce ad esempio incentivando la produzione di ricchezza. Uno dei modi migliori per incentivare la produzione di ricchezza è ridurre ad esempio il costo del lavoro. Noi siamo un paese il cui costo del lavoro è superiore a quello della Germania, ma in tasca i lavoratori mettono molto meno. Questo perché? Perché abbiamo uno Stato inefficiente e costoso, quindi noi abbiamo bisogno velocemente di avere un contesto di riferimento da un punto di vista di politica fiscale che incentivi la produzione di ricchezza e incentivi sostanzialmente il lavoro. Un consiglio pratico ai giovani? Un consiglio pratico ai giovani è di seguire la loro vocazione e non trascurare la capacità manuale. Io credo che la nostra generazione
è stata educata con un errore macroscopico di cui stiamo pagando pegno. Noi siamo stati educati con l'idea che la laurea ci dava diritto all'ascensore sociale. Per la mia generazione questo è stato vero, non è più vero per la generazione dei miei figli. Quindi io, che sono padre, dico che bisogna, a mio avviso, non sottovalutare l'importanza della manualità, non sottovalutare l'importanza dell'apprendimento, bisogna saper munirsi di una cultura generale. Oggi credo che sia facilissimo, perché la scuola dell'obbligo garantisce una certa base, c'è la possibilità di fare la scuola superiore, c'è la possibilità di fare l'università. Ma oggi si è tecnici e si ha a che fare con il saper fare delle cose con cultura e con responsabilità, e questo deve dare soddisfazione. Dobbiamo, da questo punto di vista, un po' imparare dagli americani, che considerano il lavoro manuale non un lavoro di serie B, ma un lavoro comunque utile per sé e per la società. Un'idea, una sua proposta da attuare, che si potrebbe fare subito per cambiare, per una svolta dentro la crisi e per uscire. Ma io, diciamo, per quanto riguarda la svolta, la prima cosa che farei è l'alleggerimento fiscale in generale sul lavoro e sulle imprese. Queste sono le misure più immediate e più straordinarie che darebbero la famosa frustata per diciamo, spingere l'economia ad andare oltre e a creare posti di lavoro di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile estremamente preoccupante. Cosa bisognerebbe fare? A livello locale bisognerebbe cercare di poter aiutare più direttamente le imprese che hanno voglia di competere e di svilupparsi. Una delle cose che si può realizzare nel nostro territorio è, ad esempio, l'emissione di bond del territorio, canalizzare meglio il risparmio verso banche che si impegnano a collocare più risorse di quanti impiegano verso le nostre imprese. Questo darebbe una facilitazione alle imprese e darebbe lavoro e prospettive.